Adoro i miliardari, l'opulenza delle loro case, l'abbondanza dei loro mezzi, ma soprattutto l'enormità delle scemenze che a volte dicono. Libero in tre minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Chi non conosce Bocca di Rosa, capolavoro di Fabrizio D'André? A un certo punto il testo recita: si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Ecco, Carlo De Benedetti è come le comari di quel paesino cantate da De André, cioè non potendo più dare per l'età avanzata il cattivo esempio, in particolare non potendo più pagare tangenti, finire in inchieste per reati ambientali e insider trading, ripiega sui buoni consigli, quasi sempre indirizzati al PD, di cui lui, miliardario, pare detenga la tessera numero uno. Ieri l'altro, in un'intervista al Corriere della Sera, ha sfornato una serie di consigli, seguendo i quali il PD, a mio avviso, metterebbe una pietra tombale sulle residue possibilità di riscatto. Cosa dice infatti il Vate De Benedetti? Il PD ha sbagliato tutto. Un partito progressista che non mette in cima ai suoi programmi i rimedi alle crescenti disuguaglianze e alla distruzione del pianeta, un partito che ha conquistato la borghesia ma che ha perso il popolo, è un partito destinato a scomparire. E fin qui ci sta tutto, siamo all'analisi logica. Poi però arriva il consiglio. Per rimettersi in piedi, dice l'ingegnere, il PD deve candidare alla presidenza della regione Lombardia Letizia Moratti. Ora, mi rendo conto che non è bello parlare male di una persona anziana qual è l'ingegnere De Benedetti, ma qui non solo c'è un problema di analisi logica, i sintomi sono quelli tipici dell'invecchiamento del cervello. Ma scusi ingegnere, dice che il problema del PD è la disuguaglianza sociale, la tutela dell'ambiente, l'aver scelto la borghesia invece del popolo, ma poi vuole candidare per la riscossa una miliardaria snob che fa parte di una famiglia, i Moratti, che ha fatto miliardi con il petrolio, cioè con ciò che secondo la Vulgata ha distrutto il pianeta. No, caro ingegnere, i conti proprio non tornano. E arrivo a dire una bestemmia: per quanto sgangherato, il PD è più in salute del suo Vate. Un Vate che una prestigiosa schiera di giornalisti e giornaliste continua a considerare un faro per la sinistra. Lunga vita quindi all'ingegnere, fino a che sarà lui a indicare la rotta, la sinistra non troverà alcun porto, solo scogli e secche nelle quali arenarsi. De Benedetti, in realtà, è il jolly delle destre. Teniamocelo stretto. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani a partire dall'ora 6.